da questa Erika un pochettino influenzata, ma già in via di guarigione. Oggi è proprio martedì, quindi sono un giorno avanti rispetto a voi, cosa che nei miei video non è mai capitato, perché ho sempre bisogno di avere almeno 2 o 3 giorni per montare ed editare i video. Ma cosa è successo? È successo che per oggi in realtà dovevo uscire un video e venerdì ne dovevo uscire un altro, sempre collegati al planning menu. Ma è successo che il PC ha deciso di abbandonarmi, quindi sono stata tutto il tempo, ancora fino a ieri sera, tardi, a cercare di recuperare i file che sono andati persi. E cosa c'era in questi 2 video che dovevano uscire? Le risposte alle vostre domande, dove avevo detto sì, sto facendo i video, datemi una settimana di tempo. Ovvero, siamo andati insieme a fare la spesa, siamo tornati a casa, abbiamo formulato insieme il planning menu. Vabbè, il planning non posso farvelo vedere. Abbiamo incominciato a portarci avanti con le preparazioni. Stavo facendo vedere i pro e i contro del planning menu, quindi che sicuramente facciamo un sunto, il pro del planning menu è quello che avendo scritta tutta la settimana, ma sei tu, amore? Avendo scritta tutta la settimana, hai un quadro completo di quello che mangerai durante tutta la settimana, quindi riesci a vedere quante volte mangerai la carne piuttosto che il pesce, o se siete vegani, insomma, come dividere voi la vostra alimentazione, le vostre proteine, o appunto se state facendo una dieta, se state seguendo una dieta in particolare, sapete esattamente cosa mangiare e quanto mangiate una cosa. Altro pro del planning menu è che appunto dopo aver saputo cosa avete in frigo e in freezer, sapete esattamente cosa andare a comprare. E il pro del formulare il planning menu è appunto che non avete sprechi e non avete avanzi. Come gestire il planning menu? Non c'è una regola, perché ognuno se lo gestisce come meglio crede. C'è chi lo fa, lo formula, ripeto, solo per avere il quadro generale di quello che mangerà tutta la settimana. E di conseguenza andrà a cucinare giorno per giorno, sia a pranzo che a cena. C'è invece chi lo fa perché ha bisogno di portarsi avanti con le preparazioni, motivo per il quale lo facevo io, e di conseguenza riesci a portare, scusate il fiatone, ma l'ho tappato, e di conseguenza riesci a portarti avanti anche con le preparazioni, che possono essere di 2 o 3 giorni o appunto di una settimana. Ovviamente, inevitabilmente, se ti porti avanti di 2 o 3 giorni, cucinandoti anche solo i contorni, non so, magari anche solo la verdura, visto che la sera hai solo la bistecca, la verdura magari ha una cottura più lunga, quindi riesci a prepararti la verdura per 3 giorni e metterla in frigo, perché per 3 giorni la verdura nel frigo tiene. Se invece volete fare come capitava di fare a me spesso, riuscire a preparare per tutta la settimana, in automatico le cose andranno congelate, andranno surgelate e di conseguenza poi scongelate. È un bene sì a livello di praticità, però non so quanto faccia bene a livello di salute, ma non sono io un medico per dirlo. Qua stiamo semplicemente parlando di praticità. Arriviamo al contro del planning menu. Il contro del planning menu, a parer mio, secondo la mia esperienza, può essere solo uno, che non puoi mai sapere cosa succederà domani. Di conseguenza, se io mi preparo tutte le mie preparazioni, ad esempio io questa sera ho la verdura, ho carne e verdura, ma succede che i miei figli, quindi una famiglia A formata da 2 genitori e 2 figli, succede che i miei figli si ammalano, non vanno a scuola, quindi vanno a casa a pranzo dalla nonna, perché molti genitori formulano anche il planning menu in base a quello che i ragazzi, i loro figli, mangiano a scuola o all'asilo, perché so che molte famiglie sanno, hanno proprio il menu della scuola, quindi alla sera vanno a fare da mangiare quello che magari non hanno mangiato alla scuola o all'asilo. Ma se capita che i miei figli si prendono l'influenza e non vanno dalla nonna, e di conseguenza la nonna, come tutte le nonne, gli farà mangiare primo, secondo contorno, quarto antipasto, e poi gli darà di nuovo la merenda, e poi gli darà il bis, e poi gli darà il tris. Può succedere che i ragazzi, arrivando a casa la sera, o non hanno più fame perché hanno davvero mangiato tanto dalla nonna,
O semplicemente può anche succedere che la nonna ha cucinato le stesse medesime identiche cose che tu a casa tua per i tuoi figli, o vabbè, per la tua famiglia, in questo caso stiamo parlando dei figli, avevi preparato. In quel caso lì cosa fai? O ti mangi tu la doppia bistecca e a loro devi preparare qualcosa, oppure la bistecca la vai a posticipare per il giorno dopo, se è ancora buona e se ti tiene nel frigo. Ecco, questo potrebbe essere un contro per quanto riguarda il planning menu. Il fatto di non sapere che ti capitano degli imprevisti e quindi ti ritrovi quelle cose che, se hai fortuna, riesci a slittare il giorno dopo, o se no eventualmente te le mangerai tu a pranzo. Quindi lì ti si va a sballare quello che è il tuo planning menu. E lì sta a te decidere come gestirti la cosa. È ovvio che se vai a slittare, in automatico ti slitti tutto quello che è stato il menù e la pianificazione della settimana. Ed è lì che voglio tornare al fatto di forse alle volte è meglio preparare o per pochi giorni, oppure se si cucina per più giorni, andare a congelare il tutto. Penso di non essere mai stata breve come oggi, ma è che in realtà ho fatto in su un sunto, perché sicuramente con calma andrò, quando riandrò nuovamente a fare la spesa, cioè all'incirca tra un mese, perché l'avevo fatto con la spesa mensile, rifarò Si è questo video. dimenticata della vicina. Giusto amore, altro video che avevo fatto, che poi era quello che doveva uscire a venerdì, con i fai anche quelli persi, è che sono andata a fare una simulazione nel senso che non è quello che faccio io, perché ormai ho preso i contenitori, appunto come mi avevate chiesto. Sono andata dalla vicina a farmi dare dei pacchi di pasta nelle buste, perché io non ce l'ho, dei coperchi, delle scatole di scarpe, e avevo smontato e ribaltato la mia piccola dispensa e il mio cassettone per mettere le cose dentro, insomma, per farvi vedere che alle volte bastano semplicemente delle vecchie scatole e non c'è bisogno per organizzare e non c'è bisogno di andare a spendere soldi, ma li rifarò. Li rifarò. Non andrò più dalla vicina, comprerò io dei pacchi di pasta nelle buste, ecco, e non nelle loro scatole quadrate, che ovviamente non andrò a mettere nei contenitori, così rifaremo tutti insieme. Vi chiedo pazienza, ecco, insomma, quando riandrò a fare la spesa, questi video arriveranno e li rifarò tutti da capo. Noi alla fine ci siamo preparate le uova ieri sera per la colazione di questa mattina, ma sono rimaste lì, non le abbiamo mangiate. Io al momento solo ho preso il caffè con un po' di latte, e 2 giorni che sto prendendo il caffè macchiato, diciamo, insomma, semplicemente con un po' di latte freddo. A proposito, ne hai avanzato un po' che lo assaggio. Di caffè, sì, Sì, ma senza latte. senza latte. Adesso ve l'ho fatto. No, ce n'è, non l'ho bevuto tutto, te ne metto un goccino. Lo zucchero lo vuoi? Uno. Allora, faccio un po' di casino nel lavandino, come sempre. Direi che è anche giunta l'ora di togliere, secondo me, questa tazza natalizia, ma è che mi piace, che tanto ormai si è tutta ribaltata, perché ieri in realtà mi è caduta, perché, ah ecco, guardate, sono ancora caduti, sono andata a prendere la mia agenda giornaliera ed è praticamente caduto tutto. Come zucchero noi utilizziamo questo, che è proprio zucchero. Ops, mi sono messo troppo zucchero. Zucchero di canna proprio super grezzo, grezzissimo. Si suppone, si spera sia naturale, perché a differenza di molti zuccheri di canna, non so se avete mai fatto la prova, provate a schiacciarlo e vedete se dentro è bianco. Se dentro è bianco vuol dire che non è zucchero di canna, ma che è stato colorato. Questo dovrebbe esserlo, uno, perché non è fatto in chicchi come il classico zucchero, non so se è granuloso e polveroso, poi fa molti. Uffa, non ce la faccio a parlare questa mattina. Comunque sia, è molto molto più compatto ed è molto più umido. Di che marca è questo zucchero che prendiamo, amore, ti ricordi? Ah, c'è? Ah, eccolo qua. Quello puro.
questo è lo zucchero che noi utilizziamo. Fra tutti gli zuccheri che abbiamo assaggiato nel tempo, abbiamo trovato il nostro. Sembrerebbe, perché poi anche lì, ragazzi, ci sarebbe un mondo, sembrerebbe sia proprio quello più naturale. E costa 3 euro, 3 euro e qualcosa, sì, è abbastanza caro per essere uno zucchero. Comunque sia, noi ci troviamo bene. In molti ci dicono che, in molti ci hanno detto che questo appunto è lo zucchero di canna. Stavamo parlando con Mile di quanto faccia bene camminare al freddo, perché appunto ossigena il corpo e poi per chi come me è leggermente in sovrappeso fa bene perché fa dimagrire. Credo che faccia dimagrire per il semplice fatto che facendo freddo, volente o dolente, vai a contrarre i muscoli per scaldarti e credo anche che sia dovuto dal fatto che il corpo consuma più calorie per scaldarsi, ecco. Quindi direi che oggi potrebbe essere una buona idea quella di uscire e andare a fare 2 passi, però magari aspettiamo mezzogiorno, insomma, che faccia un pochettino più caldo, perché adesso fa davvero freddo. Magari andiamo a fare una passeggiata anche solo al mercato, che qua d'Aosta c'è una volta a settimana. E solo ed esclusivamente il martedì. Mile sta meglio, ha recuperato quasi sui chili persi, gliene mancano forse uno o due, però sta meglio. E piano piano adesso appunto bisogna farlo uscire, perché deve uscire, deve camminare, deve stare all'aria aperta, perché come gli ho detto io, gli ho detto il medico e tutte voi, stare a casa è peggio. Dovete vedere la faccia che ha fatto Mile, perché il caffè era tiepido, praticamente freddo. A differenza sua invece lo bevo caldo, freddo, come c'è, cioè, basta che sia caffè, sono una caffeinomane. E invece no, te lo faccio caldo, o ti è passata la Faccio voglia? io. E quindi sì, inizia pian piano a stare meglio, non è ancora pronta per lavorare, perché non può, perché i medici gli hanno detto che ancora non può, è C'è deboluccia ancora l'esame. sotto quel punto di vista, deve ancora fare Colonoscopia. un altro esame, però dai, tutto è bene, quel che finisce bene, insomma. E ha ufficialmente promesso che da qua, entro fine mese, ritornerà nei video. Li legge tutte e tuttissime, come vi ho già detto, ma ve lo ripeto, anche se le volte risponde dal mio account, perché il suo ogni tanto si scollega, non so che caspiterina ha combinato Mile. È poco tecnologica, però sappiate che quando risponde dal mio account, soprattutto quando fate le domande a lei, è lei che risponde, ecco. Il nervoso che ho avuto in questi giorni, oltre al fatto di 2 video persi, dove c'è stato comunque sia del lavoro, perché quando fai dei video strutturati c'è del lavoro, a differenza dei vlog, come può essere in questo caso, che accendi semplicemente la videocamera e vai, e quello che esce, esce, e che avevo investito in una videocamera e adesso invece è il computer che mi ha abbandonato, quindi è qua, così, ferma, in attesa di essere utilizzata. Qua abbiamo i fili volanti, appunto, perché ieri sono stata ore, ore, ore qua. Queste sono le clip che sono riuscita a recuperare, ma adesso vediamo, insomma, il computer è fermo lì da ieri, perché le clip che ho recuperato me le fa a... mi vanno tutte a scatti, quindi non riesco neanche a montarle perché non capisco cosa dico. Spero semplicemente di recuperare giusto queste due o tre. Giusto però ecco, vedete, vediamo se riesco, poi magari riesco a recuperarle, in realtà voi riuscite a vederle all'inizio del video, cioè qui stavo facendo con voi, stavo andando a segnare la lista della spesa perché ero andata a fare la spesa e qua stavo appunto iniziando con le tutte le preparazioni, insomma, per il menù. Ecco, qua stavo facendo il menù con voi. Vabbè, ci rifaremo, ci rifaremo. E qua è ancora tutto lasciato così, campato per aria, presa da raptus di nervoso, ma insomma, rifaremo tutto.
Mentre sono qua sopra ne approfitto per cambiare borsa, perché ho quelle duo bag prese 2 anni fa, eh sì, che hanno più di 2 anni che sono lì e non le sto praticamente più utilizzando. Ho questa qua, non so cosa vedete qua sopra, è buio, ho lo zainetto che l'ho usato in estate e lo so perché ho ancora il rivestimento estivo, mi sa che utilizzo, mi sa che prendo questa che è da tanto che non la uso, che anche questa è nella versione estiva perché ha questi manici che a me personalmente sanno di estate, però vado a cercare adesso il rivestimento, forse ce l'ho qua, vediamo. Vado a mettere questo che sta d'inverno e magari questi manici qua che sono un pochettino più invernali. Sì, facciamo il cambio borsa, va? Vabbè, sicuramente quello dello bag se l'è studiata bene. Se l'è studiata proprio bene. Un pezzo di gomma, di plastica, non so neanche di cosa sia fatta, di gomma. E poi alla fine, cioè è bello perché alla fine la borsa la compri una volta sola, puoi tenerti la borsa e vai a intercambiare i pezzi. Ma se parliamo a livello di costo, secondo me anche solo con i pezzi ti vai a comprare direttamente un'altra borsa. Ma quando erano uscite, boh, ci sono cascata anch'io. In realtà no, io ci sono arrivata molto dopo rispetto a quando erano uscite, perché sono state regalate. Questa da 1000 per il compleanno di 2 anni fa, se non erro, è invece lo zainetto dello bag, sempre da 1000, e Laura. Ed era sempre per il mio compleanno. Che si sta avvicinando anche quest'anno. Il mio compleanno sarà fra... Quante ne abbiamo oggi? 14. Dopodomani. Gli anni passano. E cosa farò per il mio compleanno? Non voglio fare niente finché Mile non si riprende. Quindi ho già avvisato tutti che non ho nessuna intenzione di fare nulla. Festeggeremo quando Mile si riprenderà. E voilà, borsa modello invernale. Ed in questa borsa cosa abbiamo? Cosa ci mettiamo? Semplicemente una, come si chiama? Una pochette dove dentro ho una crema e un detergente, assorbenti, salva slip, cerotti, pastiglie nel caso mi venisse un attacco d'asma allergico improvviso, burro cacao, fazzolettini e salviettine. Il portafoglio e ovviamente manca il cellulare che andrà qui insieme alle chiavi di casa. Ce l'ho appunto da più di 2 anni e l'ho utilizzata poco perché mi piace perché è capiente, ma è scomoda perché queste così fatte a tracollina sono decisamente comode perché le metti insomma di sbiego sul petto per intenderci e hai le mani totalmente libere. Queste invece con questi ganci così sei costretta a tenerle in mano anche se io cioè, faccio diventare il mio braccio una sottinetta e riesco a metterla ugualmente sotto, però rimane proprio molto molto attaccata all'ascella, insomma non è comoda come può essere comoda questa tracollina, che anche questa ho davvero da tempo e spero solo che duri. E va bene ragazzi, io vi saluto, spero semplicemente di avervi fatto compagnia. Per quanto riguarda quei video, li rifaremo. Per quanto riguarda la borsa, cioè, stavo pensando, ne stavo parlando fino adesso con Mille, anche Mille si chiedeva, Erika, ma come hai fatto a mettere via la scocca della borsa, il rivestimento della borsa senza lavarlo, non è proprio da te. Me lo sto chiedendo anch'io perché io non so se poi in video ha reso oppure no, se l'ho inquadrato oppure no, lo scoprirò poi nel montaggio, sperando di riuscire a montare questo video e che non vada perso anche questo. C'è proprio nera, c'è proprio la striscia nera.
Ecco, che così si nota meno, ma aperta quando poi l'ho montato, quindi tutto questo pezzo qua dove è piegato è proprio nero, nero, ma nero, zozzo che più zozzo non si può e non mi capacito, non riesco a capire come mai io l'abbia messa via senza lavarlo, cioè è proprio una cosa che non è successa mai, non è proprio una cosa che non è da me. E voi direte, Erika, sì, una stupidaggine, lo so, ma non è proprio da me, vabbè. A parte ciò, dalle andre di questa casa normale, io la Mile e la mia borsa sporca, vi salutiamo. Speriamo semplicemente di avervi fatto compagnia e noi ci vediamo, salvo intoppi, venerdì. Un abbraccio grande e grazie ancora per essere stati con me, se siete stati con me, e per aver scelto me e per aver deciso di stare con me. Ciao!